L'episodio di Giuseppe d'Arimatea e la sepoltura di Gesù nel sepolcro e la sua risurrezione dopo 3 giorni, ci ricorda appunto quella che è l'opera di misericordia, corporale del seppellire i morti, che è un po' il dovere del cristiano di seppellire, le persone che sono morte, quindi di prendersi cura del corpo una volta morto. Questo nella credenza e nella convinzione che siamo destinati alla resurrezione nella carne. E ancora di più questo fatto è avvalorato da quella che è l'opera di misericordia spirituale del pregare per i vivi e in questo caso per i morti. E la preghiera appunto per quelli che sono i morti, i defunti, serve ed è finalizzata a quella che è la comunione con Gesù e che viviamo anche noi che siamo vivi. E quindi nella preghiera manifestiamo ancora di più e in modo ancora più pieno e profondo quella che è la comunione con Gesù e con coloro che sono defunti e quindi santi. Nella preghiera verso i defunti e nel culto dei morti, manifestiamo appunto quella che è tutta la nostra vicinanza e ancora di più sappiamo e crediamo che i morti pregano, per noi che siamo vivi e continuamente ci sentiamo vicini a loro in